Io volevo rispondere con un grafico al perché in Italia e non in Francia. E questa è in parte logicamente la risposta. L'Italia sarà considerato un punto centrale dello snodo internazionale, perlomeno per quello che riguarda l'Europa, del transito del gas, sia che viene dalle coste africane e sia da quello che arriva dalla Russia, insomma. Ed è per questo motivo che strategicamente l'Italia è una nazione fondamentale, strategica, per cui verranno anche concesse delle tolleranze che probabilmente in un paese civile, in un paese come dire, che ha a cuore le sorti e il futuro anche economico dei cittadini e della propria società, non dovrebbe avvenire, insomma. Il perché i cittadini non... Dopo risponde lui sui cittadini. Allora, l'ho spiegato prima, il fatto che tutto questo venga fatto di nascosto è voluto, non è una cosa. Allora, esiste una convenzione che si chiama la Convenzione di Aarhus, è una convenzione stipulata tra due paesi, la Danimarca e l'Italia, dove riporta chiaramente che quando vi è un impianto impattante per il territorio e per la città, bisogna, per legge, per questa convenzione di Aarhus riconosciuta in tutta Europa, coinvolgere i cittadini, ok? I cittadini anche sul rapporto preliminare di sicurezza. La regione doveva fare i cittadini che loro stavano effettuando questo rapporto preliminare di sicurezza, perché su l'autorizzazione, sul nulla osta di fattibilità, che è la fase conclusiva dell'impianto, ci sono la regione, la provincia, il comune, i vigili del fuoco, il Ministero Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali e l'APAM. Allora, questo nulla osta di fattibilità è stato rilasciato, questo si chiama Comitato Tecnico Regionale, ma non si sono chiesti, ma come mai i cittadini di San Peppino non sanno niente? Avete concluso un iter, perlomeno da noi l'abbiamo preso, da noi hanno fatto decadere i termini, noi l'abbiamo saputo, i termini sono decaduti a ottobre, io me ne sono accorto, ecco perché ho iniziato questa travagliata battaglia, a metà novembre, per puro caso. Ma qui la cosa, qui è stato fatto tutto e voi non sapevate nulla. I cittadini hanno diritto, che è un diritto fondamentale per questa convenzione di Aarhus, di partecipare alla fase decisoria di ogni impianto impattante nel proprio territorio. Punto. Anche perché, se vi posso dare un esempio, come cittadino, io abito nella zona agraria a 100 metri da dove verrà costruita questa centrale, 150 metri, 200 metri. La nostra zona è tutta San Benedetto, si chiama zona agraria perché sta vicino allo svincolo dell'uscita dall'autostrada di San Benedetto, è una cittadina di dai 7.000 ai 10.000 abitanti, proprio sta attaccata all'autostrada. Vi do subito un esempio di quello che diceva Adriano del patrimonio. Allora, la svalutazione funziona come dei cerchi, voi buttate un sasso nello stagno e si formano dei cerchi. Allora, da dove è la centrale? Il primo cerchio è a mezzo chilometro, il secondo a un chilometro, il terzo a 2 chilometri. Che cosa è successo nella nostra zona? Che non si vende più un appartamento. Non parliamo che adesso c'è la crisi, perché quando uno dice che c'è la crisi c'è sta il calo del 20%, 10%, non c'è l'azzeramento totale. E vi faccio un esempio, un carissimo amico mio, lo stavo dicendo a Riego venendo in macchina, che abita a 200 metri da casa mia, c'ha una casa bellissima col giardino a 2 piani, c'ha la manzata che voleva ripulire per la figlia, che si sposa, 25 anni, l'altro giorno mi ha chiamato e dice, ma a me è successo sta cosa, che è successo? Sono andato in banca, mi serviva 50.000 euro per ripulire l'appartamento, sì, dice, non ci sono problemi, che garanzia c'hai? Io ho una casa a 3 piani, il giardino, il garage. Ah ok, non ci sono problemi, ma dove ce l'hai la casa? All'agraria.
Mi dispiace proprio. Cioè non esiste, dice, la casa tua per noi non vale niente. Non vale niente perché nessuno comprerà la casa nel primo cerchio. Nel secondo cerchio, in Porto d'Ascoli, le svalutazioni sono al 50%, e adesso dobbiamo dimostrare, perché noi abbiamo purtroppo a San Benedetto parecchi struzzi, tanti struzzi, che ancora li dobbiamo tirare il collo fuori dalla sabbia, compreso l'amministrazione comunale. Li dobbiamo tirare fuori il collo dalla sabbia, ma noi tireremo fuori il collo. Non si rendono conto, ci sono 100 chalet, nessuno si rende conto di quello che potrà succedere. Questa è la svalutazione immobiliare che vi posso dare in diretta. La casa mia, che mio padre ha fatto nel 1964, non vale niente, la casa a tre piani, perché non ci posso fare niente. Se io la devo dare un giorno in garanzia a una banca, non me la vuole, perché sto all'agraria che c'è uno stoccaggio a 300 metri. E questi, io non me la prendo con loro, perché loro fanno il loro lavoro. Noi gli diamo 5 anni garantiti nei ricavi massimi, pagando su CIP 6 e sulla voce stoccaggio l'1,26%, ve l'ho detto prima. Questi prendono per 5 anni, lo Stato gli dà i ricavi massimi, o stoccano il gas o non lo stoccano, e li paghiamo noi. E loro, come contributo, operai lavoro zero, perché la centrale arriverà a un punto di essere telegestita, non ci sarà nessuno, da noi ci sono 4 persone all'inizio e poi sarà telegestita. Ogni comune da noi avrà una decina di migliaia di euro l'anno, quindi pochissima roba. Ma perché dobbiamo fare questa cosa? Perché non ha nessun senso. Il vostro assessore, che non ricordo come, vabbè, il nome mi ritornerà dopo, venerdì era ad Ancona, dove sono anch'io, Marco Turri, vabbè, credo Marco Turri, era ad Ancona e c'era un convegno della Regione Marche sulla legge Via, sulla nuova legge di Via, quella che regola i procedimenti. Legge 3 del 2012, e questi parlavano delle leggi di via, dei problemi, così discorrendo. L'assessore Marco Turri si sarà stupito, non della virulenza verbale, perché in genere io non ha qualche volta l'alzo la voce, ma in genere preferisco la voce un po' bassa, perché in quella occasione io ho chiesto il licenziamento in tronco di tutti i dirigenti del settore ambiente della Regione Marche. Perché? Perché, ma no, non per questioni politiche, vado a dire, non è una questione politica, è una questione tecnica. In un'azienda privata, se un dirigente fa perdere soldi all'azienda, non è che ci rimane, no? Non è che lo lascia lì. Allora, che cosa è successo? È successo che la legge 3, votata dal Consiglio regionale delle Marche, è stata eccepita dal governo presso la Corte Costituzionale. Cioè vuol dire che questi non hanno tenuto conto nel fare la legge, dice il governo Bratolo, ho dei dubbi, dopo vi leggerò un passo che riguarda queste cose. E se tu fai una legge che inibisce i diritti dei cittadini, cioè di fatto li diminuisce, evidentemente fai contro la Carta Costituzionale dei Trattati Europei. E se tu mi fai una legge di questo tipo, mi sai dire perché ti dobbiamo pagare lo stipendio, tra l'altro in maniera piuttosto onerosa? E ho chiesto, sarebbe ora che voi veniste licenziati. Cos'altro gli vuoi dire a gente che sbaglia così clamorosamente? Veniamo appunto alla Convenzione di Araus citata, che è la Convenzione Europea, esattamente la direttiva 2011-92 dell'Unione Europea. E non lo dico io, il numero va bene, lo posso dire anch'io, le cose che sto dicendo, ma vi leggerò testualmente quello che dice il governo. Dice, impone di fornire, la direttiva, al pubblico una serie di informazioni atte a garantire fin dalla fase precoce il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività decisionale in materia ambientale. Questa è la convenzione, questo ribadisce il governo. Pertanto, qui tralascio le indicazioni, diciamo così, specialistiche,
La legge regionale, così come concepita, comporta la non conformità della normativa regionale a quanto sancito dall'articolo 6 della Convenzione Europea. Per cui noi adesso non è mai che ci troviamo con una legge vigente, perché è vigente finché la Corte Costituzionale non la fa decadere, e nello stesso tempo con il pericolo che, essendo vigente e venisse applicata dai dirigenti regionali, i marchigiani si troverebbero un contenzioso pazzesco da pagare se venisse, perché tutti ricorreranno rispetto a questo. Ecco perché una comunità che è forte, basandosi su tutte queste cose e su tutti questi sbagli, vince anche se siamo arrivati all'ultimo momento. Non si tratta di piangere su chi è stato, perché o quant'altro. Si tratta di prendere le cose così come sono oggi e ricominciare in tempi rapidi, senza perdere ulteriore tempo, a far valere i diritti del singolo e della comunità, o meglio delle tre comunità, perché sono tre comuni tutti di una certa dimensione investiti, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio Mare, facendo centro. Per ora. Per ora, d'accordo. Ti abbiamo sentito, non, per ora, ma già basta, perché ricordatevi che nessun ente, non esistono enti superiori nel nostro ordinamento, tutti gli enti concorrono alla formazione della politica nel territorio nell'ambito delle proprie specifiche, e c'è un solo caso in cui c'è un ente superiore che ci impone il superamento di tutto quello che ho detto prima, se venisse dichiarata zona militare. Ma è un po' difficile dichiarare zona militare per fare gli interessi di una ditta privata. Solo in quel caso lì vengono sospesi i diritti di cui ho parlato nel precedente regolamento. In situazioni normali questi permangono. Quello che vi consiglio, se come cittadini, allora vi cito alcuni esempi di organizzazione. Prima questione, intanto. La questione non è partitica, è comunitaria. Tutti dovete partecipare a questa questione qui, aderendo intanto al comitato e partecipando a questa questione. Secondo, il comitato studierà anche sulla falsariga di quello che è stato fatto da altre parti, perché vedete, è molto più facile copiare che ne inventare. Non c'è bisogno di... andate a vedere quel che è successo da altre parti, nella Val Cesano, nella Val Metallo, quello che succede con l'Associazione Ambiente del Piceno San Benedetto, o quello che succede da altre questioni. Mettere le firme su una invito petizione agli enti locali di far valere. Sì, sono su questo, che è la prima questione. Poi successivamente, se non ci sentono, si deve adoperare quello che a me piace chiamare il metodo Theodore Roosevelt. Chi era Theodore Roosevelt? Un presidente americano, ma degli inizi del Novecento, non Franklin, il cugino che era diventato presidente prima, che è il fondatore della potenza imperiale americana. Continuate a parlare con la voce bassa, facciamo anche le manifestazioni, se del caso, ma non vinco. Vincono anche quelli, sensibilizzano, ma chi vince è il bastone che tenete nella mano destra. Qual è il bastone? Il bastone è la valenza dei diritti a tutti i livelli. Difendersi insieme costa relativamente poco. Cosa hanno fatto San Benedetto? Stanno iniziando a fare non l'azione esercitoria, perché non è ancora il caso, si fa dopo il fatto, ma la messa in autotutela delle famiglie. Con 20 euro a testa si mettono in autotutela e diffidano tutti i dirigenti. Qual è il secondo passo? Che se i dirigenti vanno avanti su questo, non andiamo a chiedere i soldi alla vita, che andiamo a chiedere a loro. Perché andiamo a chiedere a loro? Ai singoli dirigenti. Perché andiamo a chiedere a loro? Perché c'è sempre la Costituzione italiana, che molti dicono è bella, è bella, è bella, ma molti non leggono. Articolo 18, l'ufficiale pubblico, indipendentemente se esso sia di natura elettiva o di natura di carriera, è tenuto a fare le cose col buon senso del padre di famiglia. Guardate, non si parla di dolo, non si parla di corruzione, che pure. Lasciamo stare, ma si parla del buon senso. Dov'è il buon senso del padre di famiglia, il quale dice autorizzo questa a casa di Vittorio, il quale Vittorio sta a 50 metri, la casa il giorno dopo non vale niente? È buon senso?
non c'è responsabilità, non piglia lui 70, 80, 100, 150 mila euro all'anno per fare il dirigente, per essere tecnicamente capace, tecnicamente tra virgolette, perché poi dopo io qualche volta non capisco più che cos'è la tecnica di fronte a certe scelte, no? Ho tanto rispetto per tutti, ma a certi livelli amministrativi un po' meno. Facendo un passo alla volta, non pensando di risolvere tutto con un fuoco, che questa sera risolva tutti i problemi o che questa sera riusciamo a informarci di tutto, non è possibile, ma non scordandosi mai di due cose. La prima, è bene essere informati sui fattori tecnici, è bene, ma non dobbiamo diventare ingegneri, chimici, specialisti, no, dobbiamo, la seconda, essere cittadini, è una parola piena, riempie. Non siamo solo elettori, pazienti, non siamo solo consumatori, non siamo solo viaggiatori e così via discorrendo, siamo cittadini. È una parola piena, il cittadino prima di tutto, dai tempi della carta, ha una cosa, ricordi cosa dicevano in Inghilterra? L'habeas corpus in Inghilterra. Io ho un corpo, una vitalità, un ruolo, un patrimonio, una famiglia. Questo Stato ha senso se difende tutti insieme, non se privilegia solo alcuni e gli fa fare tutto e ad altri invece dice tu sta buono perché non conti niente. No, noi contiamo, per poco, per tanto, ma una comunità forte che conta non vince nessun ente superiore. Prendiamo esempio anche da altre situazioni e da altre questioni. Non c'è, da noi si dice, non c'è trippa per gatti se noi sappiamo agire e se sappiamo muoverci. E se riusciamo a congiungere le forze dei cittadini con le forze amministrative, allora la battaglia si vince anche in tempi brevi. E che cosa fa Edison? L'ha fatto con Rinaldo, lo fa anche qui. Alza la bandiera bianca e va via prima che la sconfitta sia troppo rovinosa. Perché anche questo va messo sul conto delle questioni. Un'ultima battuta su questo, vede, il problema non è tanto la Francia, la compensazione, magari c'è qualche altra compensazione, ma è la fobia della Germania di rimanere senza risorse energetiche, perché noi rischiamo di diventare nel settore del gas il serbatoio di riserva della Germania. È una cosa fuori senso, perché su questo altare sacrificheremo il meglio per la ripresa economica, che non è il patrimonio industriale, ma è il patrimonio territoriale e culturale di questo bel paese, si diceva una volta, che si chiama Italia. E se questo paese lo riduciamo a un paese di sprechi, i primi a fuggire saranno proprio i tedeschi, che prima di andare via vanno a vedere su internet dove vanno, e se vedono che San Benedetto o Sant'Elpidio c'è questa roba qui, non ci vengono, vanno direttamente da un'altra parte, perché ci tengono alla loro salute.